una decisione societaria e quindi io non entro in quelle dinamiche perché è una scelta societaria e la rispetto e la porto avanti. Cerco di valorizzare tutti i giocatori che ho a disposizione e quella è la mia idea. Ho ragazzi bravi, validi, che sono sicuro possono giocare bene e quindi si va avanti. Ripeto, una scelta, è una decisione societaria, quindi io mi attengo e cerco di tirare fuori il massimo dai giocatori che ho a disposizione. Spero che ci siano meno problemi possibili, quello sì, però non so quello che succederà da qui a un mese per quanto riguarda il mercato. Io come allenatore cercherò di fare il massimo e di tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore che ho a disposizione, più di quello non posso fare. È una partita insidiosa per noi, per loro, è una partita e quindi la dobbiamo giocare. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, per quello fuori casa hanno raccolto maggiormente, perché tendenzialmente le squadre che giocano in casa provano a vincere la partita, provano a fare un altro tipo di gioco e è il loro gioco. E quindi domani noi dovremmo essere molto bravi a tenere la squadra corta, per concedere poca profondità e per cercare di fargli fare quello che non sanno fare. E siamo molto carichi per andare a giocare questa partita perché per noi è un'opportunità. Le ultime tre partite che dici tu ci sono state due sconfitte contro il Catanzaro e contro la Ternana, entrambe fuori casa. Sono due squadre che, forti in cui abbiamo cercato di competere al loro livello, non ci siamo riusciti, però abbiamo giocato contro squadre forti, non abbiamo giocato contro le ultime in classifica. Allora, Mungo sta bene, sta molto bene. Peccato che domenica non è stato della partita. Però l'ho visto molto bene in settimana. E stessa cosa per Carlo e Bomba, son due ragazzi che danno l'anima in allenamento, sono due ragazzi per noi, per la squadra, importantissimi, determinanti. E quando magari qualcuno vede in loro una prestazione non proprio all'altezza, io credo che faccia parte della normalità. È difficile ipotizzare che un giocatore possa su 40 partite fare 40 prestazioni di altissimo livello, fare gol e non perdere neanche un passaggio. Cioè, insomma, bisogna anche emotivamente supportare questi ragazzi perché stanno dando veramente tanto alla squadra, stanno dando tanto dall'inizio e io sono convinto che continueranno a far bene. Però se c'è qualche mezzo passaggio, non proprio come tutti ci si aspettano, bisogna tenerne conto e bisogna accettare anche questo, nel bene e nel male. Quando scelgo la formazione cerco di valutare mille situazioni, mille aspetti e mandare in campo la mia formazione che in questo momento ci può dare garanzie.